Ciao a tutti ragazzi e bentornatissimi sul mio canale, spero che abbiate festeggiato bene le festività natalizie e vi stiate preparando altrettanto bene per le feste capodannesche. Io non mi lamento troppo, è andato tutto abbastanza bene e grazie per averlo chiesto, vabbè non l'avete chiesto, non importa, ve l'ho detto lo stesso. Oggi ho aperto così questo video con un leak abbastanza tamarretto, morigeratamente tamarretto, tra l'altro ho messo su Instagram e quindi vi invito a seguirmi anche su Instagram qui, chiocciolina Luca Milieri Music, per vedere altre cose, retroscene, altre robe. Tra l'altro ho fatto un po' così un'inchiesta, no? Un'indagine, ecco, ho fatto anche un po' un'indagine sulle corde che utilizzate, perché sto provando adesso su questa è la mia Strat American Standard, sto provando le Daddario XL, perché dopo tanto tempo di utilizzo di corde Elixir ho trovato così per caso, ho detto ma proviamo a mettere le stesse Daddario che avevo lì da anni. E mi sto trovando da paura, nel senso che mi sembra più facile suonare. Siccome sto studiando un po' di legati, un po' di cose così, anche se adesso ho fatto swippato in maniera grottesca, ma no, diciamo, sto studiando altre cose che magari non sto suonando adesso, ma sto studiando, e noto che anche per esempio con i legati queste corde siano più semplici da non lo so, hanno più grip, hanno un qualche cosa. Chiaramente sto vedendo quanto mi stanno durando. Adesso ce l'ho montate penso da una settimana circa. Cerco di pulirle sempre. Adesso magari faccio qualche acquisto, panni o fast fret, queste cose qua. Devo fare un po' di esperimenti. Proverò altri brand, anche probabilmente di corde. Se avete suggerimenti, scrivetemeli pure qua sotto per quanto riguarda appunto i brand delle corde, perché sono così, voglio provare un pochino a cambiare il setup. Niente contro l'Elixir assolutamente, però quando si suona cose un pochino estreme, cioè ogni piccola cosa fa un po' la differenza, quindi a me che piace un po' la tecnica smodata, voglio cercare di fare meno fatica possibile, quindi insomma... nonostante mi piacciono tantissimo come corda, hanno un bel feeling eccetera, però queste Daddario le trovo ancora più comodo, più semplici, e mi sembra veramente di aver acquistato qualche marcia in più, per cui alla fine sono contento. Vediamo quanto durano, proverò anche magari Ernie Ball, anche le varie Paradigm, le XL della Daddario, la New York XL, adesso vediamo un po', magari farò un video su questa cosa, adesso vediamo un pochino come mi trovo. Comunque, questa nuova puntata di Ask the Milliers, andiamo con la prima domanda. Allora, Antonio Monticelli, dopo qualche complimento, mi scrive: posso chiederti cosa ne pensi della Zoom G5N? Io posseggo una Boss GT10 e non so se sarebbe opportuno cambiarla con la Zoom. Grazie, e continua così. Allora, io la Zoom, la G5, ho provato forse la G3, che però dovrebbe essere più o meno lo stesso processore. L'ho provata tempo fa, non è assolutamente male come prodotto. Forse è un pochino un concetto di modeler più datato. Non credo che tu possa caricare degli IR esterni, che adesso vanno tanto di moda, seppure insomma tanti mi avete chiesto anche la questione degli IR. Io sì, nel senso, nei modeler secondo me le cabinet simulation che ci sono dentro gli amp modeler, comunque io li ho sempre usate, mi sono sempre andate bene, e non ho trovato un miglioramento del suono con IR di terze parti, non così drammatico, anzi mi dà un po' fastidio che poi non posso io andare a smanettare, perché mi piace cambiare magari il posizionamento del mic, del microfono, tutte queste cose qua, perché invece con un IR che è statico mi dà un po' fastidio, però è una cosa mia, magari questa qui è la mia esperienza fino adesso, poi magari cambierò idea. Però quindi dicevo, una cosa un po' vecchia rispetto alla Boss GT10, non lo so, è vecchiotta anche quella, per cui non ti saprei dire. Boss è sempre una garanzia, è sempre un marchio molto bello, non so se vale la pena cambiare, comunque sono due pedaliere un pochino superate, adesso non potendo fare un confronto diretto non ti saprei dire, anche perché diciamo questa cosa, tanti mi chiedono sempre per quanto riguarda i modeler,
Diciamo che comunque al giorno d'oggi non è che suonino male nessuna, suonano tutte discretamente bene, per cui magari ci sono altri fattori da considerare, quali le dimensioni, il peso, il prezzo, facilità di utilizzo, tweakabilità al volo, tutte queste cose qua. Per cui appunto c'è una cosa un pochino personale e non mi sentirei di comunque consigliarti di fare una scelta piuttosto che un'altra. Magari se poi provala e vedi se ti piace di più, se ti ispira di più, chiaramente. Poi sempre il fattore anche emotivo, se ti gasa tantissimo avere la Zoom G5N, comprala e voilà. Seconda domanda da Steart320 che mi dice: caro Milliers, non ti ho mai visto imbracciare una chitarra stile Les Paul. Ne hai mai avuta una o una single cut simile? Che ne pensi delle Gibson come brand? Allora, penso benissimo della Gibson come brand, nel senso che è una chitarra che mi piacerebbe tantissimo avere. Se vuoi, vai, ti linko qua vi linko qua il video che ho fatto con il mio amico Federico Memme sulla Soldano, che mi ha portato anche il Les Paul su Historic R8, mi pare bellissima, fantastica. L'unica cosa che appunto me non fa impazzire della Gibson è che è estremamente cara e la produzione è anche un po' discontinua, nel senso che così come Fender sono dei marchi c'è che difficilmente comprerei a scatola chiusa da un negozio, magari, perché comunque può capitare la chitarra che suona o che non suoni, o che suoni in maniera veramente molto molto diversa, cioè non hanno una produzione così consistent in inglese, no? Quindi così costante. Per cui insomma è un po' un azzardo. E comunque sono veramente veramente care. Super affascinanti, secondo me è come una Les Paul, suona solo una Les Paul, quindi non, cioè è una scelta un po' obbligata. Un giorno spero di potermene permettere una e di comprarla. Al momento l'unica chitarra che assomiglia un po' è questa qua, che è una Brogy, una chitarra di liuteria. Che sì, è una single cut di chiara ispirazione Paul Reed Smith, quindi Mogano e Toppinacero, che però non, diciamo, non è proprio il mio tipo di chitarra. Anche le Paul Reed Smith non sono proprio il mio tipo di chitarra, perché hanno un suono leggermente crispy sulle alte, secondo me dovuto al Toppinacero, che non fa proprio per me. Anche le spalle al Toppinacero, però si vede che magari la proporzione di spessore, visto che comunque il body è molto più sottile in questo tipo di chitarra rispetto alle spalle, potrebbe anche essere quella una cosa che fa la differenza. Io personalmente, appunto, non andrei su. Cioè, se volessi prendere una single cut, una Les Paul, prenderei comunque Gibson sicuramente. O magari qualcuno che fa tipo dei super cloni come Gil Yaron, che Pete Thorne ne ha parlato, queste cose qua che sono molto più simili. Paul Reed Smith è proprio un'altra cosa. Anche le single cut comunque suonano da PRS, quindi è un po' un'altra roba. Questa, appunto, è tipo PRS. Quindi non la considero troppo come una Les Paul, ci si avvicina, ma gli manca quella qualità molto sulle medie, un po' nasale, perché si apre un po' sulle medio alte e non è proprio il mio suono preferito. Tra l'altro questa chitarra la trovate anche in vendita sul mercatino musicale. Sono sempre combattuto, ogni tanto la tiro via, eccetera, perché le chitarre non si vendono, però la uso veramente poco adesso che mi sono tornate le altre, quindi non lo so, perché magari poi riesco a prendere qualcosa che uso di più e maledetta gas. Terza domanda da Samuel Puha che mi chiede: posso chiederti dove hai imparato a suonare? Che ho visto altri tuoi video e sei un mostro, non solo sulla. Sulla? Vabbè, non lo so su che cosa sia. Non solo sono un mostro, ti ringrazio del complimento, se penso sia un complimento. Allora, dove ho imparato a suonare? Io, beh, tanti anni che suono, ho incominciato a studiare all'età di 16 anni, più o meno, con Beppe Chiolerio. Ti linko il suo canale YouTube sotto, vi linko il suo canale YouTube qua sotto. È per me uno dei migliori chitarristi rock che ci siano proprio nel mondo mondiale. È veramente super, fantastico. E ho studiato 2 anni e mezzo più o meno con lui, che mi ha insomma instradato sicuramente molto bene. Gli devo tantissimo, anche
perché subito sono andato da uno che è assolutamente il top, e quindi mi ricordo ancora quando sono entrato a lezione che l'ho visto suonare e mi è caduta la mascella, cioè proprio mi sono scoppiato a ridere, perché ho detto ma non è possibile che ci sia gente che suona così, cioè qua vicino a casa mia, cioè era una cosa che non potevo credere. E infatti, cioè, subito ho detto madonna, ma sono tutti così, quindi chitarristi quelli bravi nel circondario? Invece no, poi ho scoperto che lui era veramente un unico nel mondo, secondo me, secondo il mio gusto, ma andate a vedere i suoi video e scoprirete che probabilmente non mi sbaglio. Dopodiché ho voluto fare l'avventura, diciamo, milanese, sono andato a studiare da Donato Begotti, ho fatto l'MCR, master di chitarra rock, mi ricordo un anno in CPM, poi ci siamo spostati all'Accademia del Suono. Non ho mai frequentato l'RGA perché io sono uno della leva un pochino vecchia, quindi ho ancora completato il corso quando Donato ancora non aveva aperto la scuola. E lì insomma abbiamo fatto questi 3 anni del master di chitarra rock, dove mi sono divertito un sacco, ho conosciuto un sacco di chitarristi veramente forti, che saluto, insomma il mio socio, amico, fratello Francesco Tringali, Matteo Cerboncini, che era in classe con me, Lure, che saluto, Alberto Panza, tanti chitarristi veramente Giacomo Ruggeri, che forse mi vedi in qualche volta, mi vedi i miei video, chitarristi veramente fortissimi, ed è stato veramente un bel periodo, perché insomma ho imparato un sacco di cose. Ecco, la figata di queste scuole qui, oltre al fatto di avere insegnanti sicuramente preparati, è il fatto di essere in un ambiente anche abbastanza competitivo, cioè la lezione privata sei da solo, quando fai una lezione comunque collettiva dove hai altri 3 chitarristi che comunque sono tutti molto in gamba e molto, diciamo, affamati in qualche modo, e il livello si alza per forza, e quindi quella è stata una cosa veramente molto molto bella. Poi insomma uscire da Torino, andare a Milano, un altro mondo. Poi il corso di Donato prevedeva anche i seminari di jazz, con prima di fingerstyle con Pietro Nobile, poi di blues con Claudio Bazzari e poi di jazz con Bebo Ferra. Quando poi infatti ho finito il master di chitarra rock, ho studiato altri 3 anni jazz con Bebo Ferra chitarrista di Paolo Fresu tra gli altri, ma insomma una carriera solista invidiabile, uno dei migliori chitarristi jazz che abbiamo in Italia e non solo sicuramente. E poi quando ho scoperto che c'è stato avevano aperto insomma il conservatorio, il titolo pop, con tutti i turnisti, diciamo, famosi italiani, io ho avuto tra i miei insegnanti appunto Giorgio Secco, Luca Scarpa, Lele Melotti, Paolo Costa, Rossana Casale, insomma grandi nomi della musica italiana, mi ci sono iscritto e ho fatto lezione anche con Alessio Menconi, ve l'avevo detto nel video precedente, e quindi avevo insomma degli insegnanti incredibili, e anche lì sicuramente ho imparato tantissimo tantissimo tantissimo. Ovviamente le ore di studio erano tante, le ore di lezione erano tante, perché è un'università, magari abbiamo suonato un po' poco effettivamente come strumento, ce n'è sicuramente in una scuola privata tipo MCR è tutto quanto focalizzato sullo strumento, mentre quando si va in conservatorio devi studiare, che non so, storia della musica, ti devi imparare le opere di Bach, queste cose qua, Mozart eccetera, anche quindi storia della musica, altre materie fantomatiche come gestione del palcoscenico, queste cose qui, che non era esattamente quello che pensavo io. Quindi diciamo è stato un percorso di questo tipo qua, però poi devo dire che una delle cose più importanti anche in questo caso è stato incontrare musicisti durante il mio percorso con cui ho condiviso proprio delle cose. Ho incontrato in conservatorio Alessandro Refice, che saluto, magari forse vede qualche mio video ogni tanto, che è un musicista molto 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 in gamba, davvero forte, che sta facendo diversi tour al momento, lui suona le tastiere. Ho incontrato Francesco Vecchia, altro mio amico fraterno, che suona il basso in una maniera incredibile, e con loro diciamo che c'è stato veramente poi un po' un upgrade, diciamo, perché poi alla fine tante cose della musica non si imparano soltanto dal maestro, ma forse il di più da un certo punto in poi si impara con i musicisti con cui collabori, e sicuramente da loro ho appreso veramente tanto. E successivamente ho cominciato poi a lavorare sulle navi da crociera, quindi anche lì
grandi esperienze di livello internazionale, perché si ha a che fare con un altro tipo di mondo. E poi ho cominciato a lavorare per un periodo molto lungo con un altro mio grande amico e musicista incredibile, Stefano Incani, che sicuramente è stato responsabile della mia crescita musicale maggiore negli ultimi anni, perché lavorando insieme a lui ed essendo lui un musicista di livello veramente formidabile, ho potuto davvero assorbire tantissimo dal suo modo di vedere la musica, dal suo modo di sentire determinate cose e dallo sviluppo anche di una metodologia per cercare di risolvere problemi. Quindi diciamo che sì, le scuole sono importanti, assolutamente non potrei dire di no, però cercate comunque sempre di circondarvi di musicisti il più bravi possibile. C'è un po' quella cosa che si dice, cercate di essere sempre musicisti o i musicisti o le persone più scarse nella stanza in cui siete, così che potete imparare davvero tanto dalle persone che vi circondano. È sicuramente una cosa che ha un senso, è molto vera, si impara molto rapidamente in questo modo, e si impara forse nella maniera ancora più sincera, diciamo, perché c'è una collaborazione in corso, non c'è soltanto una lezione in qualche modo, ma si impara per un obiettivo comune, quindi non lo so, c'è un altro tipo di apprendimento, e quindi insomma questa cosa è sicuramente fortissima. Fermo restando che io sono uno che studia sempre, cioè appena posso la chitarra in mano e studio costantemente, quindi chi pensa magari di poter fare una scuola, come magari, non lo so, c'è un po' questa mentalità forse italiana che magari mi prendo il pezzo di carta o se vado in quella scuola lì imparo questo o quello, sì, ma non basta mai. Nella musica comunque bisogna sempre studiare, aggiornarsi. Almeno personalmente io sono uno che ha bisogno e mi piace proprio studiare tutti i giorni il più possibile, quindi, e non sono assolutamente contento, no, ancora adesso di come suono, per quello che studio, cerco di studiare tanto facendo magari quello che mi piace più che altro, però insomma questa cosa qua assolutamente assolutamente importantissima. Naturalmente un'altra delle cose importantissime durante il mio percorso è stato quello di venire a conoscenza del pixlanting grazie a Troy Grady, che io ringrazio sempre. Non so se guarderà mai i miei video, Troy, anche se so che parla italiano perché ha studiato in Italia, ma per me è stato veramente illuminante, perché tutte le questioni meccaniche di cui remavo da tantissimo tempo, grazie a quello che ha scoperto, ho potuto veramente fare un salto di qualità tecnicamente parlando incredibile, e quella cosa mi ha aperto una direzione, diciamo, mi ha mostrato una direzione da prendere per poi indirizzare il mio studio. Quindi ho cambiato lo studio da studiare tanto e prima, cioè, praticando tanto arrivo a fare determinate cose, a capire davvero quali sono le meccaniche della plettrata, che per un chitarrista tamarro e truzzo come me, questa cosa è stata sicuramente un'illuminazione, un regalo proprio che è arrivato qualche anno fa, insomma. Prossima domanda da Michele Lombardo. Ciao Luca, ho una domanda per la prossima puntata di Ask the Millers. Eccoci qua, sulla tua EVH, il Floyd appoggiato, come riesci a fare lo stesso lavoro di quello basculante? Come funziona il drop D se la meccanica alla paletta è bloccata? Me lo puoi mostrare? Grazie. Certo che te la mostro. Ok, quindi questa è la EVH, ovviamente il ponte quindi è appoggiato, per cui non può fare lo stesso lavoro di quello basculante, perché se io suono, se tiro, non succede niente. Ok, ma posso soltanto tirare in giù la leva. Ok, questo ovviamente garantisce una stabilità della cordatura maggiore, perché il ponte essendo appoggiato va bene così. Per quanto riguarda il detuner, si fa il detune da qua, cioè praticamente c'è questo pirulino qua da tirare e la corda diventa un re. E poi rispingendo diventa di nuovo in mi, e quindi sei di nuovo a posto, non hai perso la cordatura né niente. Uh!
Ultima domanda da Andrea Cocozza che mi chiede: meglio IMG o Fishman Fluence? Grazie, grande bel video. Allora, qua naturalmente lui fa riferimento magari a una corrente di musica un pochino forse più lontana rispetto a quello che faccio io, quindi vari Tosina, Basi e compagnia. Di cui io non sono un grande esperto in realtà, per cui non avendo mai provato i Fishman, gli MG sì assolutamente, direi che probabilmente i Fishman hanno più opzioni, più possibilità e hanno un suono che è più contemporaneo forse, no? Se quindi se ti interessa magari il suono diciamo moderno tipo un Tosina Basi, ecco, prendi quello. Gli MG, siccome sono in mercato da tantissimo tempo, hanno un suono sicuramente più classico, per cui se ti piace, che ne so, il sound dei Metallica di MG 81-85, direi che quella può essere una scelta assolutamente indicata. Sono curioso comunque anche di provare magari questi Fishman e vedere come si comportano. Ripeto, non è troppo il mio genere, sono un pochino più orientato verso le cose un po' più 80s, però sicuramente sarebbe una cosa interessante. Vorrei prendere anche una 7 corde prima o poi, lo dico da anni e non lo faccio mai. Ok ragazzi, quindi questa era l'ultima domanda di questo episodio di Ask the Millers, forse è venuto un pochino più lunghetto del solito, non mi deludete, guardate tutto il video così il mio watch time sarà stellarissimo. Ecco, facciamo, questo è un gioco che non abbiamo fatto, che non facciamo più da un po', se avete visto il video fino a qua, quindi la parola magica da mettere nei commenti per farmi vedere che voi avete visto il video fino a qua è stellarissimo, così facciamo sempre impazzire gli altri che non capiscono che cavolo voglia dire questa parola scritta nei commenti, è sempre molto divertente, mi immagino le facce della gente che fa e poi non guardano, pazienza, però va bene così. Quindi ragazzi, niente, io vi ringrazio molto, vi ringrazio anche per chi ha acquistato il Pixlanting durante la settimana natalizia, che era in sconto, siete stati veramente fantastici, grazie per le mille recensioni che sono arrivate, sempre belle e positive, sono veramente contento che questa cosa sia utile a tutti quanti e che possa, insomma, diciamo così, disegnare una direzione come lo è stato per me, chi magari non ha confidenza con la lingua inglese, che no, magari ha difficoltà a seguire le indicazioni di Troy Grady. Quindi veramente grazie ancora, io spero quindi che passiate delle buone festività capodannesche, un fantastico 2020 per voi tutti ragazzi, e noi ci vediamo l'anno prossimo. Ciao! Fuh.